Sì, io mi chiamo Luigi De Leonibus, sono un cittadino, sono un fisico e mi sono occupato di ambiente dal punto di vista della meteorologia. La mia domanda è, qui abbiamo visto una presentazione di un progetto europeo, quindi penso che la committenza sia nata da una soggettività dell'ISPRA, cioè l'ISPRA ha deciso di accedere a queste risorse per realizzare un determinato strumento di conoscenza ambientale. E ha dimostrato che lo strumento di conoscenza ambientale è valido e pone anche il problema dell'importanza dei dati con cui dovrà essere alimentato questo strumento di conoscenza ambientale. Quindi questo ci dà un quadro per cui abbiamo la disponibilità, sia in sede locale, in sede governativa, di accedere a strumenti che permettono di avere l'informazione ambientale, che è la condizione essenziale per poter procedere a qualsiasi intervento sull'ambiente. Quindi quello che il cittadino si chiede è una norma legislativa che obblighi qualsiasi intervento che tocca l'ambiente a tener conto di questa informazione come un vincolo legale. Al di là delle problematiche industriali, delle problematiche che occuperebbero molto tempo e dovessero essere affrontate, però mi sembra abbastanza semplice. Se abbiamo dei parametri sanitari, se abbiamo dei beni comuni che sono l'ambiente, la prima cosa è normale legislativamente chi ha competenza per darne la matrice, cioè l'informazione esistente, normare per legge chi ha competenza di fornire strumenti di simulazione e poi vincolare qualsiasi intervento sull'ambiente a dover adottare queste informazioni. Questo qui comporterà, automaticamente comporta, una responsabilità civile e penale di coloro che realizzano pianificazioni o interventi e quindi comporterà una diciamo legittimità e conformità a quelli che saranno i parametri di salute dati dall'Istituto Superiore di Sanità, che è riconosciuto e competenza per legge, e a queste informazioni ambientali. Quindi, al di là quindi, delle capacità e del facile scientismo, cioè abbiamo scoperto che esiste uno strumento, questi strumenti esistevano anche 10 anni fa. Io sono un fisico, modellistiche che possono dare informazioni sull'ambiente esistono da molto tempo. Le informazioni sull'ambiente certificate esistono da molto tempo. Il problema è che devono diventare legittime e obbligatorie. Quindi l'intervento normativo per identificare i soggetti è indispensabile, altrimenti poi l'attività diventerà un'attività di possibilità. Infatti l'unico verbo che viene usato per l'uso di questi dati è che si possono usare. Questo non è un verbo di cui può essere adottato da chi è responsabile di costruire delle norme. I dati e le informazioni non si possono adottare, devono essere adottate. Grazie. Allora, chi vuole rispondere? Prego. Ah, prego, venga. Allora, Roma è la città che ha maggiore quantità di verde in Italia e tra le città che in Europa ne ha in maggior quantità per quanto riguarda l'esistente. Per quanto riguarda invece la progettazione sia per la rigenerazione degli spazi urbani che la progettazione di nuovi insediamenti, nonostante la Comunità Europea ci imponga che il 10% del suono sia garantito a verde, non mi sembra che nei piani regolatori e nella progettazione dei nuovi interventi questo sia tenuto in conto, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti allo Stato, alle regioni e al Comune. Prego. Allora, direi che alla prima domanda. Ci sono altre due domande, non so se vuole Ah farle. no, ci sono altre due domande? Una e due. Va bene. Aspettate, mi metto gli occhiali, se no non vedo le mani alzate. Prego, venga, venga. Molto breve, rilacciandomi all'intervento di prima.
Io ho lavorato al piano regolatore di Roma. La Regione Lazio prevede, forse una delle prime in Italia, uno studio sui suoli per tutti i comuni. Il problema è che poi non specifica assolutamente che tipo di uso ne venga fatto. Quindi è stato fatto un bellissimo studio sui suoli, poi chi ha progettato in altro modo. Un secondo dato è che io ho lavorato in vari tipi di pianificazione portando sempre il tema dei suoli, e che crea un problema, perché giustificare all'interno di un piano qua sì, qua no, servono elementi forti. Un conto è una valutazione di VAS o una valutazione ambientale per monitorare ciò che è successo, ma poi un invariante crea un problema. Quello che si vede banalmente, per esempio riapportandosi alla città metropolitana, che il 91% del consumo di suolo avviene fuori dalle aree protette, come se l'unico dato che avesse funzionato nel gestire sia quello del vincolo assoluto, cioè la pianificazione che deve interpretare il territorio delle esigenze in maniera intelligente ha completamente fallito, quando invece ha subito un tipo di vincolo, lo ha dovuto recepire per forza. Basta andare, parliamo prima delle aree costiere, basta uscire fuori dalla parte protetta da Castel Porziano, andare nel comune di Pomezia e improvvisamente la duna sparisce. Questi sono i dati, ma soprattutto il problema centrale è quello, come ha detto il collega, di poter far entrare il tema dei suoli o il tema ambientale all'interno della pianificazione, perché non è semplice, perché occorrono anche dati che abbiano lo stesso tipo di dettaglio con cui agisce la pianificazione per poter porre un vincolo accettato sul territorio. Grazie. La quarta domanda, poi passiamo alle risposte. Prego. Sono ingegner Giorgio Boldini e faccio parte come professor Marchetti del Comitato per lo Sviluppo del Verde Urbano. Vorrei ricordare che la legge 10/2013, quindi 2013, sono passati più di 4 anni dall'entrata in vigore, stabilisce al comma 2 dell'articolo 6 che i comuni possono deliberare sulla regolamentazione del riutilizzo del suolo, proprio per il risparmio del suolo, e quindi possono decidere quali sono i criteri di priorità con i quali deve essere riutilizzato il suolo. Ecco, la domanda è: quanti comuni hanno fatto qualcosa in questo senso? La mia presunta risposta è che non l'ha fatto nessuno. Questo è il guaio italiano, che si fanno delle leggi e poi non vengono attuate. E allora alla fine, per fortuna, possiamo, come si è fatto per alcuni aspetti del verde del comma 1 dell'articolo 6, Massimo De Rosa ha fatto proprio dei suggerimenti del comitato e li ha fatti diventare una proposta di legge che obbligherà, perché anche sul suolo si deve obbligare a consumarne di meno, si deve tassare di più i suoli che non sono utilizzati e si deve detassare chi va a utilizzare questi suoli. Grazie. Allora, grazie, passiamo alle risposte. Direi che alle prime domande possono, secondo me, rispondere sia De Rosa che Iaria. Prego. Ti lascio la parte più tecnica, così so che sei contento. No, allora, per quanto riguarda l'avere dato scientifico e poi utilizzarlo. Allora, da un lato abbiamo fatto con la legge sul Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, che è anche a mia firma, e quindi il Movimento 5 Stelle l'ha spinta molto, abbiamo dato dei compiti precisi all'ISPRA e al Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente. E quindi a quel punto adesso loro sono punto di riferimento in alcune materie, per cui loro possono segnalare al governo che cosa c'è da mettere sul piatto, perché ci sono delle problematiche ambientali in alcuni campi e quindi il governo deve agire. Dall'altra parte il governo, se su alcune tematiche, deve prenderli come punto di riferimento nazionale come dati, quindi diventa che non c'è più una base generale per cui
abbiamo spesso sia tra enti di ricerca nazionali pubblici, sia tra università, enti come l'ISPRA, CNR, ognuno dà una posizione in base al suo punto di vista. Noi dobbiamo avere delle posizioni univoche su cui basarci, e questo è già un passaggio, iniziare poi a chiarire anche gli altri enti di ricerca quali sono le competenze, perché non possiamo averli sovrapposti e quindi avere costi doppi per fare magari ricerche sulle stesse materie, che poi non collimano, perché spesso le banche dati non vengono messe a disposizione, ma neanche quelle dell'amministrazione. C'è stato un passaggio positivo in una marea di provvedimenti contro l'ambiente, ma nei FOIA adesso abbiamo la possibilità col FOIA di avere le informazioni ambientali senza avere la necessità di dare una motivazione. Quindi da questo punto di vista adesso c'è un pochino più di informazione per il cittadino. Certo è che, almeno come nostre proposte, noi abbiamo nella nostra visione di implementare la valutazione di impatto ambientale con la valutazione di impatto sanitario, inserire all'interno anche l'impatto cumulativo, che spesso non viene calcolato. Cioè, tutte queste cose non devono essere viste come separate o come facoltative. Cioè, dobbiamo valutare per ogni opera, per ogni azione, la sua sostenibilità rispetto alla lotta ai cambiamenti climatici, ma anche il ciclo di vita dell'opera o comunque dell'azione che si sta portando avanti, per capire se, valutando magari tutto il ciclo dall'inizio alla fine, scopriamo improvvisamente che qualcosa che ci sembrava conveniente per la collettività invece è un peso per i cittadini e non ha un effetto positivo. Tutto questo appunto applicandole alle scelte di ogni ministero e alle scelte che deve fare un governo nei vari settori, perché dobbiamo smetterla di vedere, come ha già detto qualcuno, come separata la questione ambientale rispetto alla questione lavoro, rispetto alla questione salute. Le scelte che compiamo nell'ambiente sono scelte che poi influiscono sul lavoro, idem il contrario. Non deve essere più una gara tra se vuoi il posto di lavoro non puoi avere la salute, o se vuoi il posto di lavoro comunque ci sarà un danno ambientale. Adesso abbiamo i dati che ci dicono che, per esempio, 1 miliardo investito dallo Stato in fonti fossili dà 500 posti di lavoro. 1 miliardo investito in riqualificazione energetica degli edifici dà 17.000 posti di lavoro. Oppure nelle bonifiche ne dà 19-20.000. Queste sono stime, ma che ci danno organi dello Stato, cioè esperienze che sono state fatte negli anni scorsi. Facciamolo, allora andiamo in quella direzione. È evidente che possiamo preservare l'ambiente, tutelare la salute dei cittadini, creare posti di lavoro. Non facciamo più che sia un gioco al massacro solo perché magari il guadagno ce l'hanno in pochi e non la collettività. Però questi obblighi sono sicuramente da imporre e fare in modo appunto che la scelta poi sia vincolata. Spesso anche le commissioni nazionali, valutazione di impatto ambientale su tante opere, le abbiamo viste comunque scelte da un punto di vista più politico che tecnico, e quindi con anche persone implicate magari nell'opera stessa in per vie traverse. Quindi questo dà come risultato che non si analizzano per quello che sono le opere, ma magari per l'interesse di qualche impresa che deve compierne. Ma per sintetizzare, diciamo, le domande, io direi che è venuto fuori più che altro sempre l'aspetto procedurale, cioè cosa si fa in realtà di concreto. Io ritorno nel piccolo a quello che stiamo facendo a Torino, perché, come ho detto prima, quest'atto di revisione del piano regolatore generale va proprio in quell'ottica. Come ho detto prima, noi abbiamo la fortuna a Torino, si parlava anche di dati a disposizione, di avere dei dati geografici, di uso del suolo, di un dettaglio molto, molto preciso, che ci permetterà di fare valutazione anche molto precisa su questo argomento. Quindi, come si declina l'attività politica di programmazione nelle possibilità che ha un comune per andare verso delle direzioni di cui si è parlato prima? Si declina nel fatto che, se noi abbiamo un problema di recuperare spazio, potremmo mettere nella semplificazione del piano regolatore la possibilità di valutare l'aumento della ritenzione del carbonio o di altri parametri che adesso è possibile calcolare anche in maniera semplice, come obiettivo o come possibilità premiante per chi
va in quella direzione. L'altra possibilità premiante può essere la riduzione degli oneri per chi recupera. Tutte queste possibilità sono molto semplici da attuare e si possono attuare nell'ambito comunale. Ci sono altre piccole operazioni che si possono fare nell'arco delle modifiche delle regole che regolano appunto la vita cittadina per quanto riguarda l'edificazione e il miglioramento anche della qualità, che sembrano banali ma sono molto importanti. Noi a Torino, faccio un esempio per farvi capire come alla fine forse è anche più semplice operare se ha la volontà, c'è una variante che permette di recuperare sottotetti delle abitazioni con la possibilità di aumentare il volume se si efficienta tutto il condominio seguendo alcuni parametri: più metri quadri fai, più watt risparmiati devi produrre. Questa è una variante ottima, uno dice cavolo, potrebbe essere una bella soluzione che permette uno sviluppo, soltanto che questa variante è stata pensata solo per i condomini sopra i 5 piani fuori terra. Basta eliminare 5 piani fuori terra come variante, che è una proposta che facciamo adesso, e questa variante, questa possibilità potrebbe aprire uno scenario molto interessante, perché oltre a, come dicevo prima, aprire una piccola breccia nella crisi del mercato edilizio, attua un processo virtuoso di risanamento energetico di molti edifici, perché molti condomini, diciamocelo chiaramente, anche se hanno tutte le possibilità, perché leggi ce ne sono per poter efficientare le detrazioni, tutto eccetera, ce ne sono la marea, il problema dell'utenza è che non ha i soldi nemmeno per arrivare al 45% della cifra che deve mettere di tasca propria per efficientare. Come dicevo appunto, questo è un discorso politico che si può fare in ambito comunale. E ritorno sul discorso politico, mi dispiace, io sono di parte, ma c'è una politica che va verso considerazione con tutte le difficoltà del caso, e ci sono altre scelte politiche, uno può condividerlo meno, però non si deve fare un discorso aggregativo, sempre l'eccezione politica, tutta la politica uguale. Si fanno delle scelte, ogni scelta ha una conseguenza, perché noi, come dicevo, anche a Torino abbiamo una conseguenza molto, molto forte, anche proprio nel discorso di perdita di consenso elettorale, per aver fatto scelte che vanno nella direzione della tutela della salute pubblica, del blocco di alcuni interventi. E non dico, e purtroppo non abbiamo potuto bloccare tutti, perché molti sono già arrivati a un tale stadio che è impossibile bloccarli, se no crei tutta una serie di danni economici per il comune che non possiamo sostenere. E lì c'è l'altro problema fondamentale: gli enti locali hanno pochissime risorse, quindi non c'entra un discorso politico destra, sinistra, Movimento 5 Stelle eccetera, gli enti locali hanno poche risorse, quindi se un ente locale ha poche risorse da investire su questo argomento è ricattabile da politiche che vanno nell'ordine di recuperare risorse in qualche maniera, che vuol dire anche arrivare a utilizzare il suolo come bancomat. E lo dico anche perché non so se conoscete anche la nostra realtà torinese, noi abbiamo dovuto fare delle scelte anche di compromesso su questo ambiente, e non mi vergogno di dirlo, lo abbiamo fatto volentieri, perché proprio l'ente locale è ridotto in questo momento a tagliare risorse economiche e deve fare miracoli per poter fare investimenti a lungo termine nei vari settori di cui si è parlato oggi. Grazie a tutti. Se possibile vorrei anche io integrare un attimino, mi sono sentito tirato in ballo a proposito dei dati. Diceva Massimo De Rosa per la prima, la coscienza del dato, che a me è piaciuto come tema, e questa domanda su dati esistono. Allora, il problema è che il diavolo è sempre nel dettaglio delle cose, e il problema dei dati del suolo nasce con la modifica del titolo quinto, che, dando le competenze alle regioni, ha dato alle regioni praticamente il compito di costruire il dato sui suoli, no? Cioè le cartografie del suolo, perché le carte dei suoli sono come nel mondo noi rappresentiamo banche dati digitali eccetera, ma come noi rappresentiamo e conosciamo i suoli dei nostri territori, no? Il problema è che chiaramente le regioni, in base a ogni sito, le 21 regioni italiane, in base alle diverse sensibilità che ci sono state, a volte sono state fatte queste cartografie, altre volte non sono state fatte, tipicamente non c'è una banca dati che colloquia con l'altra, c'è questa importantissima legge che dà ISPRA un ruolo di coordinamento finalmente sul tema suolo, ma c'è un problema enorme del trasferimento di questi dati. E proprio per questo che un gruppo di...
cioè a Issagon, le 23 società scientifiche, costruì quell'ipotesi di legge qua, di DL1181, che al cui centro aveva un'evidenza, cioè la necessità di costruire un quadro conoscitivo obbligando il sistema delle regioni a coordinarsi, diciamo, con ISPRA e con col CREA, eccetera, per cercare di fare ordine in questo pasticcio, perché al momento i modelli che noi possiamo usare, come quelli mostrati, sono fortemente empirici, ma noi dobbiamo, se dobbiamo gestire la risorsa, abbiamo bisogno di approcci più performanti e anche più difendibili, e abbiamo bisogno di banche dati affidabili. Quindi ISPRA in questo ruolo molto importante, benedetto che sia arrivato. Certo, io sarei felice se ci fosse qualche pedologo in più in quell'istituzione, perché diciamo, vabbè, una mia vecchia polemica già con De Bernardini, se un'istituzione che ha un ruolo così importante con i suoi suoli deve avere dei pedologi, cosa che al momento non è. Allora, grazie mille. C'è qualche altra replica? No, allora, diciamo, ci avviamo alla conclusione, sono le 13.10, mi hanno detto che si poteva sforare fino alle 13, abbiamo approfittato di 10 minuti, però voglio dire, ci sono state delle questioni interessanti, anche un dibattito tra i nostri ospiti. Allora, richiamo qui un attimo sul palco Michele Munafò di ISPRA, così ci fa una comunicazione finale sul prossimo appuntamento sul consumo di suolo da parte di ISPRA. Prego. Grazie, un ringraziamento anche finale a tutti. Volevo ricordare che il 26 giugno nella sala del Mappamondo a Montecitorio sarà presentato il rapporto nazionale sul consumo di suolo, di cui oggi abbiamo visto un'anticipazione sul Comune di Roma. Ovviamente a fine giugno invece pubblicheremo il rapporto nazionale con i dati a livello nazionale, regionale, comunale e i soliti approfondimenti che ogni anno ormai da 4 anni portiamo avanti. Grazie ancora e arrivederci a tutti.